grazie Gennaro, perché ci dai la possibilità, ci dai la possibilità di parlare di questa iniziativa che l'Isola di Ischia promuove da 31 anni, che è appunto il presepe vivente. Nasce all'interno dei progetti dell'UNICEF, nata, come tutti quanti sanno, dopo il 48 dall'ONU, per aiutare i bambini del mondo, tutti quelli che si trovano in difficoltà. Il nostro obiettivo, quello di ogni anno di un presepe vivente, è proprio la raccolta fondi. Due momenti soprattutto. Una è la Pigotta, questa piccola bambolina che è diventata un'adozione a distanza. La bambola ha un prezzo preciso, che sono 20, a partire da 20 euro, e con questi 20 euro si compra un kit salvavita. Quindi chiunque compra una Pigotta ha salvato la vita di un bambino, perché ci sono sali reidratanti, antibiotici, tutto ciò che serve per far sopravvivere un bambino in paesi dove la morte è molto più forte che non la vita. E poi l'obiettivo che ogni anno l'UNICEF Italia ci propone, quest'anno è la Siria, cercare di salvare i bambini sopravvissuti ai bombardamenti, i molti rimasti orfani, e quindi tutto il nostro ricavato quest'anno andrà, tolte le Pigotte, al progetto Siria. È tutto un lavoro di volontari, sono volontari i presidi, le maestre, gli alunni, i genitori, tutti quelli che tu vedi in questa piazza lavorano per l'UNICEF, per i bambini che ne hanno bisogno. Quest'anno, e poi chiudo, abbiamo fatto partire da Ischia la staffetta dei diritti, perché quest'anno è stato il 30° anno in cui è nata la Convenzione ONU sui diritti dei bambini, e da Ischia è partita questa bellissima iniziativa. Siamo poi andati a Pozzuoli e alla fine abbiamo portato il nostro testimone a San Giorgio a Cremano, dove si è conclusa la manifestazione. L'UNICEF è sempre presente sull'isola, chi ci volesse contattare per aiutarci, per diventare un sostenitore, per lavorare con noi per i bambini del mondo.